Salve a tutti voi. Questa puntata è dedicata alle piattaforme di lavoro elevabili, dette comunemente cestelli. È un sistema nuovo, molto usato perché economico e veloce. Pochi però di quelli che lo usano si assicurano agganciandosi con l'imbragatura di sicurezza alla struttura metallica del cestello. Anche recentemente in provincia di Ravenna due lavoratori sono morti mentre lavoravano su un cestello all'interno di un capannone. Approfondiremo il tema intervistando alcuni esperti, ma iniziamo con la testimonianza di un lavoratore infortunato. In età giovanile montavo insegne luminose, appena uscito dall'istituto tecnico Aldini Valeriani che frequentavo, e il mio lavoro era quello di installatore di insegne luminose. Ero in provincia di Padova e rialzavamo un'insegna luminosa sopra un capannone e di conseguenza dovendo passare da una trave all'altra, diciamo, perché non ero a filo del cornicione ma ero sopra, diciamo, nella parte piana interna, diciamo, all'interno del capannone. Le travi portanti erano più di un metro e dovevo, per necessità di lavoro, scavalcare, passare da una trave all'altra. Quando il peso del corpo è stato sulla bombatura dell'Ethernet, diciamo così, che non era forse molto, molto spesso, l'Ethernet si è rotto e fra le due travi non c'era il solaio e sono volato giù praticamente, ho fatto una caduta di 6-7 metri all'altezza di un capannone classico. E da lì, diciamo, ho avuto la frattura della prima vertebra lombare, e lo schiacciamento della seconda e terza vertebra, e da lì poi mi hanno trasportato prima al CTO di Padova, e lì sono stato alcuni giorni, diciamo, che ho superato un po' il trauma della caduta, e poi, essendo di Bologna, mi hanno trasferito a Rizzoli. Sono stato operato, diciamo, dal professor Gui, e intervento alla colonna vertebrale, 5 mesi di letto, e di conseguenza da lì è partita, diciamo, in età giovanile, avevo solo 20 anni, di conseguenza la mia nuova vita. L'uso delle piattaforme in cantiere è sempre più diffuso, abbiamo anche un altro esempio di transpallet su ruote. Ritengo che sia opportuno affrontare l'argomento di queste attrezzature proprio perché il loro uso diventa sempre più frequente in cantiere. Infatti, a differenza dei ponteggi che potete vedere qua di fianco, l'uso della piattaforma permette di operare in maniera molto più veloce e concentrandoci su delle lavorazioni che nel tempo si sviluppano con grande progressione. Quindi, ad esempio, mentre l'utilizzo del ponteggio può essere ovviamente adatto per il rifacimento di facciate, come in questo caso, per sopraelevazioni, per edificazione, l'utilizzo di una piattaforma come quella, ad esempio, permette agli operatori di salire direttamente in quota e di realizzare il coperto di questi edificio. Quindi sono due attrezzature tra di loro complementari, però evidentemente che entrambe richiedono una certa accortezza per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Mentre ad esempio il ponteggio, come vedete, è un sistema fisso, dotato di parapetti, scale interne, per quanto riguarda la piattaforma il sistema è completamente diverso. L'operatore accede dall'esterno, deve legarsi negli opportuni ancoraggi che sono previsti dal costruttore e insieme alla piattaforma sale in quota. Quindi evidentemente i rischi ai quali va incontro sono prevalentemente due, diciamo. Uno, che non legandosi possa per un motivo o per l'altro scivolare all'esterno, oppure è previsto anche il suo ancoraggio alla piattaforma proprio perché potrebbe avere degli sbalzi la piattaforma e quindi causare la fuoriuscita del lavoratore. Questi sono i motivi principali. A questo rischio bisogna aggiungere anche quello di caduta di oggetti, ed è per questo motivo che vedete che tutt'attorno alla piattaforma ci deve essere un'opportuna delimitazione. In questo caso è stato fatto con un semplice nastro bianco e rosso, potrebbe essere fatto anche con altra segnaletica o rete arancione, però l'importante è che le persone, siano i lavoratori evidentemente che lavorano nelle aree contigue, siano impediti di poter accedere all'interno, proprio perché ci potrebbe essere il rischio di caduta di qualche oggetto dall'alto. Assicurarsi prima che siete agganciati all'apposito gancio. E poi iniziare a fare le manovre. Non bisogna scendere dal cestello in altezza.
Sarebbe opportuno, prima di portare la macchina in cantiere, andare in uno spazio libero, fare alcune prove di manovra e poi, quando si è capito bene il funzionamento, andare in cantiere e fare l'opera che si deve fare. Mi raccomando, e ci raccomandiamo in generale, di usare sempre il sistema di legarsi all'interno del cestello, perché nella lavorazione potrebbe essere che una parte di esso si rompa, il perno centrale girevole del cestello, e rompendosi, cadendo verso il basso, se uno è legato al cestello con l'imbragatura rimane appeso e si salva. Non è corretto andare dentro il cestello e non essere legato ad esso. Un'altra cosa importante, sempre per il cestello, non andiamo a manomettere quello che è la macchina, perché la macchina ha dei fermi appositi che potrebbero permetterti di fare delle lavorazioni anche un po' più ardite, senza bisogno di spostare il macchinario. Se noi andiamo a prendere a nolo una macchina dove questi fermi sono stati spostati, si rischia veramente molto, si rischia il ribaltamento del cestello se lo sbalzo viene maggiorato di quello che deve essere. Analizzando questa foto si può notare un cedimento del cestello. Qui siamo portati a pensare che il lavoratore è sospeso quasi a 20 metri, come esito avrebbe quello dell'infortunio, della morte, del trauma. Da questa foto si può notare che il lavoratore agganciato sia correttamente al cestello, quindi qui vediamo la formazione quanto possa servire, una formazione corretta, puntuale, specifica sull'utilizzo di questo macchinario, il lavoratore agganciato al cestello, imbracato in modo corretto. Questo non ha evitato il cedimento del cestello, ma ha evitato che il lavoratore precipitasse da 20 metri. Quindi è una foto importante, perché troppo spesso si parla dell'infortunio mortale, ma non si parla mai della buona prassi, del buon comportamento. Questo è un esempio molto importante. In questa foto notiamo il lavoratore appeso in attesa dell'arrivo dei soccorsi, che cerca di muoversi per evitare la compressione del corpo per il peso dovuto anche all'altezza a cui è, le persone che abitano in questo condominio, che sostengono il lavoratore a livello di aiuto morale in attesa dei soccorsi. Lavoro per il Laboratorio degli Angeli, una ditta di restauro di Bologna. A noi capita di dover effettuare dei lavori in altezza, in situazioni dove il ponteggio non può essere montato. Allora utilizziamo il cestello. In questi casi io indosso il caschetto, che è obbligatorio, e la cintura di sicurezza.
Ho fatto un corso per l'utilizzo dell'imbragatura, è molto importante usarla anche sul cestello perché previene le cadute. This could be Kyung, father of two. This could be Gary, newly married. This could be Sunil, only child. This could be you, if you ignore safety practices. Every day, 30 people are injured at work. Every week, one dies. Una delle ultime formazioni che vengono portate avanti è l'uso corretto del cestello o delle piattaforme. È il risultato purtroppo di una serie abbastanza elevata di incidenti proprio per il modo, per le modalità nelle quali il lavoratore si pone all'interno di questi ambienti. Il fatto di sentirsi all'interno di un cestello dove il bordo rialzato garantisce sicurezza, in effetti finisce per diventare una condizione di pericolo, perché il lavoratore tende a non collegarsi, o se lo fa con dispositivi che non sono adeguati. Non si riesce a far capire qual è la differenza che c'è fra un'imbragatura alta e un cinturone di sicurezza. Non si riesce a far capire che la caduta nel vuoto deve essere fermata, ma deve essere fermata in maniera tale che il lavoratore alla fine sopravvive alla caduta. Certamente l'essere collegato con un dispositivo qualsiasi di collegamento ad al classico cinturone certamente non garantisce la sopravvivenza del lavoratore stesso. L'imbragatura si può sfilare, l'operatore, se resta agganciato al cinturone, subisce uno shock cinetico rilevante tutto concentrato sulla schiena e la conseguenza finale è la caduta nel vuoto a testa in giù. Posizione che viene considerato dalla medicina condizione di non sopravvivenza. Quindi ecco, riuscire ad incidere su questi argomenti credo che sia importante, perché vedo che al di là della formazione e addestramento che si viene fatto, poi alla fine poco cambia in molte aziende che continuano a fornire dispositivi non idonei ai loro dipendenti stessi. L'aspetto non secondario è quello economico, evidentemente. C'è una netta differenza tra l'uso del ponteggio e l'uso di una piattaforma. Il ponteggio, come la piattaforma, possono essere entrambi noleggiati da parte di un costruttore, di un imprenditore. Però mentre nel primo caso il ponteggio richiede, come avete visto, un allestimento e quindi squadre di lavoro anche abbastanza numerose, una manutenzione, perché nel corso delle lavorazioni magari c'è da cambiare la tavola fermapiedi, la scaletta da aggiungere, quindi costi anche abbastanza importanti, non ultimo anche lo smontaggio evidentemente, quindi in sicurezza. Per quanto riguarda la piattaforma si tratta di un noleggio pure semplice, perché quello che si chiama noleggio a freddo, quindi si va da un rivenditore, da un noleggiatore di piattaforme, si specifica quali sono le proprie esigenze e il noleggiatore ti consiglia qual è la piattaforma più adatta per il tuo caso. Beh, ecco, evidentemente la cosa poi a questo punto si limita al noleggio quotidiano. Va però specificata una cosa, che come per il ponteggio anche per la piattaforma occorre un'informazione, una formazione, un addestramento specifico, cioè sono attrezzature, o meglio dire apprestamenti di cantiere che la normativa obbliga l'utilizzatore a seguire dei corsi specifici sul loro uso prima e sottolineo prima dell'utilizzo. Quindi mentre per il ponteggio sono corsi di un certa importanza, perché sono intorno a una trentina di ore, per l'uso della piattaforma variano da piattaforma a piattaforma e quindi vi potete anche affidare allo stesso noleggiatore, perché spesso sono loro che tengono questi corsi proprio perché hanno personale addestrato e con una certa esperienza sulle istruzioni che vi dovranno dare. Per quanto riguarda il noleggio di una piattaforma possiamo dare alcuni parametri. Una piattaforma come questa potrebbe variare di qualche centinaia di euro al giorno, dipende ovviamente dalla quota che deve raggiungere e anche dalla portata.